Per l'agricoltore è molto importante l'evoluzione della PAC, della politica agricola comune. Oggi siamo nel 2017, gli agricoltori sanno che la PAC va per periodi di programmazione. Oggi viviamo un periodo che si chiama PAC 2014-2020, questa PAC quindi è partita 2 anni fa, ormai gli agricoltori hanno acquisito informazioni su questa nuova PAC, hanno un PSR di ogni regione che vale per il periodo 2014-2020. Ecco, che novità ci sono per il 2017? Diciamo che per il 2017 si continua sul filone di quello che è avvenuto già negli ultimi 2 anni, ci sono alcune piccole novità. Sul fronte dei pagamenti diretti le novità sono 3. In primo luogo l'agricoltore dovrà prestare attenzione maggiormente al greening nel 2017, perché dal 2017 l'agricoltore che non rispetta il greening non perde solo il pagamento greening come è avvenuto nel 2015-2016, ma nel 2017 perde anche un 20% degli altri pagamenti. Cioè l'Unione Europea dice, dopo che l'agricoltore ha imparato le regole, gli impegni del greening, chi non lo rispetta verrà maggiormente penalizzato. Quindi un invito all'agricoltore a fare più attenzione al greening per il prossimo anno. L'altra novità è che i pagamenti di base, i titoli, caleranno dell'1%. Questa è stata una scelta perché queste risorse diminuite sul pagamento di base serviranno per dare più sostegni a 2 settori dell'economia agricola che hanno avuto delle difficoltà negli ultimi anni, nell'ultimo anno in particolare, che è il settore del latte e il settore della carne bovina. Quindi a parte queste 3 piccole novità, diciamo che il 2017 è un anno che potremmo definire tranquillo sul cambiamento delle regole, perché siamo in un filone che ci traghetta fino al 2020. Invece dobbiamo tener conto che a Bruxelles è già iniziato il dibattito per quello che sarà il sostegno all'agricoltura dopo il 2020. Ecco, questo dibattito per l'agricoltore sembra un po' lontano, ma in realtà dobbiamo fin da adesso cominciare a guardare al futuro della PAC, al futuro dell'agricoltura. Ecco, come si sta evolvendo questo dibattito? Questo dibattito parte da quella che è la PAC attuale. La PAC attuale è una PAC che sostiene l'agricoltura per il suo contributo all'ambiente. Invece la novità dopo il 2020, perlomeno nei primi elementi del dibattito nuovo, tendono a valorizzare 2 nuovi elementi che sono il cibo e l'occupazione. Quindi nel 2020 avremo una PAC che non solo remunererà l'ambiente, ma una PAC che avrà come tema anche importante il tema del cibo e dell'occupazione che è in grado di fornire l'agricoltura.